sta partendo, adesso va là la colonna. Perché devi andare col palo. No, va la colonna a fare il fornimento. Ma Massimo, ma il deposito carbonioso quando è che lo fai? Adesso. Ah, ogni fermata di solito? No, adesso che sono arrivati, adesso danno una bella pulita alle griglie. Ah. Sì, ma dov'è che lo scaricano? Tu le rotaie? Ah. Dipende a vedere. Ah, ma mai in movimento? No. No, lo possono fare anche per uno, sono via Mati! Buongiorno a tutti e ben arrivati alla stazione di Pera. Io sono assieme ai miei familiari qui presenti il gestore del buffet della stazione. Volevo ringraziare innanzitutto l'associazione Carota Matta che ancora una volta ha dimostrato una particolare attenzione nei riguardi della nostra linea portando una macchina eccezionale. Noi siamo molto grati in particolare al presidente, il macchinista Luca Ferrarese, da cui vi prego un applauso. Luca Ferrarese è l'anima di questa associazione. È un macchinista, un appassionato, uno che risolve tutti i suoi problemi ed è una persona capacissima di girare la 685 e per le macchine. Volevo dirvi che questa macchina, in occasione del centenario delle costruzioni delle ferrovie tedesche, rappresentava l'Italia. L'Italia era rappresentata da questa macchina, la 685-196, che è la regina delle Dolomiti, la regina delle locomotive. Vi ringrazio ancora, vi ringrazio infinitamente anche per la vostra presenza e vi auguro un soggiorno qui a Feltre per l'Arena di tutto sereno e tranquillo. Vi ringrazio ancora. Allora, buongiorno a tutti dell'associazione Carrozza Matta. Innanzitutto vogliamo ringraziare il signor Favero che già per il terzo anno consecutivo ci offre la sua massima disponibilità e gentilezza nel distribuire tutto questo ben di Dio. L'associazione vuole ringraziare anche la signora Favaro e omaggiarla di un mazzo di fiori dalla Val Brenta. Il nostro capotreno d'epoca offre al signor Favaro un piccolo pensiero. Quello che va in giro.